Ciao a tutti, sono Nicola. Oggi vi parliamo della termografia per superfici captanti sugli impianti fotovoltaici. Come per gli esseri umani, come per noi quando vogliamo misurare il nostro stato di salute, cosa facciamo? Misuriamo la febbre. Anche per gli impianti fotovoltaici si può pensare di misurare la febbre per capire lo stato di salute dello stesso. Ma come si fa a misurare lo stato di salute dell'impianto fotovoltaico? È semplicissimo, ormai già da anni si adotta la possibilità di fare la termografia sulle superfici captanti. Questa è una termocamera, ormai si usano anche i droni con termocamera e sono le stesse termocamere che vengono utilizzate anche negli edifici per capire quali sono i punti, ponte, diciamo, quelli che fanno trasmettere il freddo. E cosa serve usare questo aggeggio sugli impianti fotovoltaici? Si usa sulla superficie captante, sui moduli, si va a controllare, a volte manualmente, a volte in maniera più automatica, e si va a fare una fotografia di tutto il campo fotovoltaico. In questa maniera noi andiamo alla ricerca dei punti caldi che posso trovare nel passaggio di energia tra cella e cella o anche nelle connessioni tra modulo fotovoltaico e altro modulo fotovoltaico. Perché ricerchiamo i punti caldi? Perché il pannello fotovoltaico è fatto di passaggi tra cella e cella, passa l'energia, tra connessione e connessione passa energia. Se noi troviamo dei punti che sono caldi, vuol dire che lì l'energia si sta fermando e quindi si trasforma in calore. E quindi quando è che l'impianto fotovoltaico ha la febbre? Quando quella trasformazione di calore lì ci va ad indicare che ci sono questi punti che vengono chiamati hotspot, che ci indicano che probabilmente lì c'è già o forse ci sarà a breve un guasto. Ragion per cui se c'è il guasto bisogna intervenire subito per andare a riparare. Ma se invece c'è solo un hotspot ma il guasto non c'è, bisogna intervenire e prevenire che tutto questo diventi un guasto, diventi un fermo d'impianto, diventi una manutenzione da fare e soprattutto non diventi un incendio dell'impianto fotovoltaico. Continuando il nostro paragone tra essere umano e impianto fotovoltaico, mentre l'essere umano sente del malore e quindi si misura la febbre, per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico noi non possiamo sentire come sta il nostro impianto fotovoltaico, quindi abbiamo il dovere di fare dei controlli periodici in modo da prevenire. Noi consigliamo già dopo 5 anni di controllare la superficie captante e poi magari più spesso, quindi ogni 3 anni. In questa maniera possiamo già intervenire prima ancora che scada la garanzia dei moduli fotovoltaici che ci danno i produttori. Vi consiglio quindi di chiamare il servizio assistenza, dare tutte le indicazioni del tipo di impianto che avete, che tipo di inverter avete, quanti moduli e che marca moduli, e soprattutto la data di allaccio. Noi forniremo un preventivo e un dettagliato report di come sta funzionando il vostro impianto fotovoltaico. Per rimanere sempre aggiornati, cliccate il link in descrizione, iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanellina. Ed infine, se questo video vi è piaciuto, mettete un like. Ciao a tutti!